Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono GFG e questo è Dead Rising 4. Allora, siamo rimasti con... dobbiamo andare alla diga, praticamente. Vi faccio vedere sopra la mappa. Allora, prima proviamo a liberare sto rifugio. Ci siamo passati vicino prima, ma non si entrava, magari per colpa della missione che dovevamo fare per forza. Se non si riesce a entrare nel rifugio, proseguiamo per la strada. Dobbiamo trovare un'auto, quindi, perché è bello lontano. E entriamo nella diga e proseguiamo con la storia. Quindi... bando alle ciance e troviamo un'automobile che la vedo lì. Ah, era quella che avevamo lasciato. Oh, ma guarda laggiù. Ancora tutto intero? Sì, mi Ah, sono sì. impelagato in una faccenda. Conosci Tom Picton? L'allevatore che ora guida la resistenza. Una del suo gruppo, una certa Hammond, mi sta aiutando a entrare nella diga dove la Obscuris tenderà una trappola al mostro. Sembra interessante. Terrò sotto controllo i canali radio, non si sa mai. Sarebbe di grande aiuto, Brad, grazie. Ok, adesso che abbiamo sentito Brad, cambiamoci d'abito. Prendiamo lui perché mi piacciono le bombe. Di bene in meglio. Le bombe fanno parecchio comodo quando ci sono i mucchi. Poi. Allora, basta con queste bombe. No, dai. Ma che cavolo. Volevo prendere l'Hammer. Era la macchina che volevo. Perché? Questa funziona. No. Prendiamo questa allora. Ma pensa te, no, non volevo farlo esplodere. Ok, andiamo a vedere se riusciamo a liberare questo posto. Allora, che era da queste parti, sì. Vediamo. Ah, sbaglio strada. Guarda che già fuma questa, non va mica più tanto bene. Ok. Basta con queste musiche, devo ricordarmi di staccarle. Qua? Apri. Oh, vedi, non ce lo lasciava fare prima. Va bene, così riusciamo a liberare un rifugio. Speriamo. C'è ancora qualcuno vivo? Sì, arriva l'aiuto. No, c'è il muro. Oh, è vero. L'attacco in salto. Ok. E abbiamo liberato tutti. Va bene. Qui ce n'è uno morto, uno via. Ah, ok. Mentre che guardiamo. Non posso scendere nei dettagli, ma ho i miei fattori. Qua? Cos'era? Ah, niente. Recuperiamo qualche soldino. C'è qualcos'altro? No, solo morti. Ah, forse di qua c'è qualche soldo da recuperare. Benissimo. Ok, e andiamo a vedere cosa ci può vendere quello che c'è qua. Collezionabili e cibo. Ok, collezionabili. Allora, abbiamo sempre tutte le mappe. Quest'altro. Allora, spara basso. Com'è? Ah, sparare basso sarà il tuo forte. Ah, sì.
Boh, non ho presente chi sia. Comunque forse è qualcosa di molto simile a quello che abbiamo indosso adesso. Però ci vogliono 15.000, quindi per adesso niente. Vabbè, torneremo. Allora, un attimo. Qui abbiamo una cosa da recuperare. Vabbè, ma andiamo a fare la missione così siamo tranquilli. Ci portiamo avanti con la missione. Però ci serve... vabbè, cerchiamo poi un'auto che non stia per rompersi. No, non ho preso la roba da mangiare. Vabbè, vediamo se ce la facciamo. Ok, cerchiamo di sbattere il meno possibile. Basta questa musica orrenda. Un attimo, dov'è la strada giusta? A destra. Mamma mia, come li stiamo macinando. Frank, ho appena ricevuto le analisi di un campione. Questo morbo è immune al vaccino. Andiamo bene? Sì. E allo Zombrex. Porca merda, un nuovo ceppo. Uno vecchio, di santa cabeza. Non farti mordere. Sì, grazie del prezioso consiglio. Ok. Quindi sono più tremendi del solito questi. Va bene. Continuiamo. La macchina sta per distruggersi. Va bene. Diamogli una mano. Che botte! E allora? Bellissima sta cosa! No, sbaglio! Guarda sto strus! Meno male che non dovevo farmi mordere! Maledetti! Adesso fatemi liberare in pace questa qua. Ho imparato da... Ok. Ma che... Oh, bene! Cavolo! Allora, recuperiamo il mangiare. No, 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 no! Fatemi uscire da sta stanza piccola che non ci capisco niente. Allora, ci serve una macchina. Questa no, figurati. Cavolo, eravamo quasi arrivati, c'era quella lì che aveva bisogno d'aiuto proprio. Va bene, dai. Da lì sopra. E allora. Maledetto arrampicatore. No, ho sbagliato. Ah, un po' funziona però, eh. Vabbè, andiamocene. Checkpoint raggiunto, benissimo. Allora, quanto dista? Ancora un bel po'. Ma ce la faremo. Ah, lasciatemi in pace. Ma sti stronzi come mi inseguono.
No, cos'era? Ah. Era la neve, il vento. Guarda che non demordono. E lasciami stare. Ok, vedo che anche laggiù se la stanno passando bene. D'accordo. Vediamo cosa riesco a pescare qui. Bene, bene, bene. Eliminiamo i soldati. Con chi lo facciamo? Questo non spara tanto, quindi è bello però in mezzo alle masse lui che spettacolo. Era praticamente il mio personaggio preferito di Street Fighter. Allora, dai, con lui cambiamo sempre un po'. Diamo un po' di varietà a questo gameplay. Dove sono? Ah, fa male, eh? Ah, è complicato virare, eh? Oh, 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 è andato giù. Non mi... Ma guarda quella che deve stare lì dietro. Allora, intanto ne approfitto, mangio qualcosa. Ma smetti. Sì, sì, montaci. Oh, oh, oh. La bomba! Non l'avevo mai ricordato che lui aveva queste bombe. E vai, altro livello. Con le mani però non vale proprio niente questo. Vediamolo di nuovo. È proprio vero, hanno dei punti forza e dei punti squallidi come tipo... Bella. Mi piace. Allora... Non ci serve neanche caricarci, vabbè. Mettiamone una lì. Mi piace di più quella che si attacca addosso di Mega Man, chi è già? Oppure quelle incendiarie di Cammy. Va bene. Niente, proseguiamo dentro. C'è qualcuno? Dai, tutto al buio così. Io non vedo un accidente. C'è una luce nell'angolo. Accendila! Dov'è? Accendi la luce. Oh, meno male che avevamo... Frank. La videocamera. Come te la passi, Darcy? Sei vagamente in difficoltà? Sei qui per liberarmi. Allora sei davvero il paladino di Willamette? Eh sì. Questo nome è una vostra invenzione o esiste un culto con fedeli pronti a venerarmi? Amico, no, no. Quel mostro ha seminato il panico nella Obscuris. Credo che sappiano qualcosa. Qualcosa che a noi sfugge. Beh, vedi, loro sono mercenari con finanziamenti da paura. Mentre tu, che la lingua. Tu scrivi per il blog di tua sorella. Qui deve esserci qualcosa di utile. Guardatelo. Sembrerebbe una sala riunioni. Forza, slegami. No, no, no. Tu pensa solo a recuperare le forze. Lascia fare a me. Ok, adesso ispezioniamo la diga. Ah, facciamo così. Al volo, era subito lì davanti. È una richiesta per l'invio di altri esoscheletri a Willamette. Il gioco si fa duro. Quel mostro è troppo forte e veloce per le armi comuni. Dov'era? Me l'ha inquadrato per un attimo. Possibile. Dai. Ah, tutte le volte. Altri documenti? Proviamo da un'altra angolazione. Ah, laggiù. Ok. Qui dice che gli danno la caccia da prima che scoppiasse l'epidemia. Cazzo.
Scommetto che l'hanno creato loro. In un laboratorio. Lo segreto. Abbiamo fatto la foto anche a lui. Non c'è nient'altro? Dai, sì che c'è, siamo al 50%, però sarebbe bello se... Ah, fammi vedere un po' qua. No. Devo aprire qualche cassetto di nuovo. Tutte le volte, qualche indizio sarebbe una cosa bellissima. Adesso stiamo finendo anche... Vediamo se ce ne deve fare qualcuno. No. Dannazione! Ok, siamo tornati normali, però... Ah, il proiettore, figurati. Bene, cosa abbiamo? Ok. Calder. 100%. Che cos'è? Un acronimo? Un progetto? Un nome? Non lo so, ma loro sembrano terrorizzati. Ne ha uccisi a vagonate e ne vuole ancora. Quell'essere si muove nelle fogne, quindi l'hanno attirato qui per catturarlo. E io so dove! Dove? Slegami, svelto! Andiamo insieme! Che cazzo è stato? Il mostro! Frank! Su, andiamo! Devi liberarmi! Non ti agitare, Darcy. Qui sarai al sicuro. Credo. Cosa? Credo. Ehi, non puoi lasciarmi qui! Ehi, andiamo! Va bene, andiamo a vedere cos'era questo rumore. Anche se avrei preferito avere un costume. Vabbè, non importa, andiamo. Bel bordello, eh? Allora, prendiamoci... prendiamo Cammy. Perché... No, vabbè, ma lui mi piace come spara. Prendiamo di nuovo lui. Sono un genio! Può fare comodo attaccare bene da distanza. Allora, qui... Non ho mai intervistato un mostro prima d'ora. Questa sì che è un'esclusiva. Ok. Proseguiamo. Dobbiamo fare durare. Dov'è? Già, fuoco. Bello. Allora, l'arma rende veramente. Ahia. No, ho sbagliato tasto. E che cavolo! Comunque siamo abbastanza robusti, perlomeno. Si mette male! Cavolo, l'hanno tirata anche loro! E allora? Mangiamo, eh! Tanto qua ce le danno a pioggia queste cose. Quindi va benissimo. Proseguiamo. Senti che gridi. Ti di nuovo la faccia. Sei morto? Credo proprio di sì. Va bene. Avanti il prossimo. Bellissimo però, con questi costumi. Vabbè, questo è bello, magari no, però è simpatico. Catturate quel figlio di puttana. Chi va? Ma sbaglio. Ho sentito un rumore. Sì. Giusto un rumorino, eh. Dove sei? Che senti i rumori. Qualcosa. Cerca un riparo. Bravo. Guardalo. Un riparo. Ho visto un tesoro o qualcosa che si...
Ok, cerca. Soldi, soldi, soldi che ci servono per i costumi. Allora, vabbè, mangiamo visto che c'è. Dai, prendilo. Devo salire in piedi sul tavolo per farlo raccogliere, vai. I comandi è il difetto un po' di questo gioco, però devi fare tante cose, quindi diciamo che uno ci si adatta un po'. Come personaggio però è tra i più belli che ho mai visto, ho potuto giocare come... E allora... Allora. Dove siete? Avete finito? Guarda lì. E vai, altra stella. Mi piace, mi piace. Continuiamo qua dietro. Non vorrei mai dimenticare qualcosina. Niente, vabbè, dobbiamo andare in punta. Dietro questi gridi orrendi. Non mi sembra una cosa furba, ma... Ah, l'hanno preso. Devo passare di qua. Possibile? Sì. Il contenitore è sigillato. Cambiamo personaggio. Prendiamo. Dai, cambi. Perché qua sparano, quindi mi serve qualcuno che spara. Preferisco affrontarli da lontano e con delle bombe che fanno parecchio male. Dove siamo? Ci siamo. Finalmente qualcosa di interessante. Però vederlo vestito così è inquietante davvero. Mamma mia. Con il culo di fuori, dai. Non si può. I ciuffi davanti. Aia, altri con l'armatura. Questi sono tosti. No, ci ha visto. Ci ha visto anche come siamo ridicoli. Oh. Ok. Sì. Dov'è? Allora, lì c'è la roba da mangiare. Ma sei matto? Cammi a mani nude. Ah, chiudi il becco! Dove siete? Ah, ho fatto in fretta. Ah no, eccoli là. Parla pure, oh mamma mia, un altro lanciafiamme. Oggi non è giornata, ok? Ah già, ogni tanto mi viene da ricaricare quando sparo. Cazzo! Non ho visto dove era la macchinetta per potersi... Cavolo! Ah, sto fuoco! È super! Datevi da fare!
Ah, era lì la macchinetta, no? Mamma mia, che botta! Cavolo, mi ha preso lo stesso. Merda, non ce l'ho fatta in tempo. E allora, sconfiggi il testino. Cazzarola. Cavolo, queste asce fanno malissimo. Aia. No, 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 non morire adesso. Ok. E allora? Ma che cavolo di botte tira quello? Ah, sei furbo, eh? Aveva il lancia merda, aveva. No, di nuovo lui. Dove sei? Prendi questa! Oh cavolo! Adesso sono cazzi! Dov'è la macchinetta? Eccola laggiù! E adesso... E adesso prendiamo lui! Maledetto. Recuperiamo un po' di roba. Vuoi fare il furbo, eh? No, è duro anche lui, eh. Da uccidere. Vediamo. Niente. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oh, abbiamo risolto il caso 2 già. A Old Town ho scoperto che la Obscuri scacciava qualcosa e che questo qualcosa li braccava a sua volta.
A proposito di pazzi, Vic continua a fare danni. Ha tradito dei superstiti per avere un'esclusiva con il comandante della Obscuris. È più folle di quanto pensassi. Ma non folle come quello svitato di Tom Picton. Lui vince tutto. Ex allevatore passato al fascismo. Già, ora siamo amiconi. Hammond, la sua ingegnera, mi ha dato le chiavi della diga. La Obscuris ha portato lì quella cosa. Lei è a posto. Ora siamo amiconi. Sono arrivato mentre la Obscuris stava trasferendo questo Calder, qualunque cosa sia. Quindi ora sto seguendo loro per scoprire chi o cosa sia questo Calder e perché la Obscuris sia pronta a tutto per averlo. È nuovo livello e vai che continuiamo a salire sempre più fuori. Abbiamo il pagliaccio da provare la prossima volta. Va bene ragazzi, la puntata finisce qua, che questa qua sarà sicuramente venuta già troppo lunga, non so più, non sono più stato in grado di guardare l'orologio mentre che combattevo, e quindi niente, vi saluto, io sono Gigi e passo e chiudo.